Un altro DLC era in sconto, quindi ho deciso di prenderlo. Non tanto per gli oggetti curativi, le carte abilità, che detto sinceramente, quelle tre carte bianche in più. Wow, tre carte bianche, incredibile. E neanche tanto per l'assistenza all'esplorazione, Ma quello che a me interessava era questo, le battaglie sfida extra con il set Full Moon e il Foggy Day. Sono proprio curioso e non vedo l'ora di arrivarci, devo essere sincero. Ma ci vorranno un bel po' di livelli perché io decida di fare queste sfide. Allora, siamo tornati dal metaverso, quindi non mi posso allenare. La verità su Madarame è che diamo a Yusuke domani. Sarei stanco dopo tutto quello che è successo oggi, meglio chiuderla qui e riposare. Quindi non posso neanche craftare, Morgana? Oh, che palle. Andiamo a dormire. E dormiamo, se proprio è l'unica cosa che posso fare nella mia vita. Sì, pronto? Ehi, sono io. Madarame è imperdonabile, però quello che ha detto Anna mi ha fatto riflettere. Secondo te è possibile che per Yusuke siamo solo una banda di teppisti? Probabilmente sì. Ah, lo sapevo. Non è come pensa lui. Questa cosa mi fa veramente incazzare. Alla gente a posto tocca sempre sopportare di tutto, mentre quegli adulti merdosi fanno come gli pare. È un vero schifo. Non sei d'accordo con me? Assolutamente. Li fermeremo. Puoi dirlo forte. Comunque, non dire a Dan che ti ho chiamato, sul serio. Beh, ci sentiamo domani. Ciao, anche a te. Vabbè, andiamo a dormire, Morgana. Pam 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 param pam pam. Param pam. Oh, guarda, una lezione. Allora, ho contattato Kitagawa-kun per fargli da modella. Sto aspettando risposta. Grazie. Non ho assolutamente idea di cosa voglia dire fare da modella, però. Sii te stessa, non fare niente, ricopriti di vernice. Sii te stessa. Non è facile. Non esagerare con la cosa, comunque. Lo stai facendo solo per ingannare Madarame, ricorda. Una piccola parte di gelosia forse sta parlando, vero Ryuji? Vero. Però sembrava che Kitagawa-kun volesse che fosse un'immagine personale. Beh, appena mi contatta vi faccio sapere. Siamo anche in classe, quindi me lo direi iper subito appena succede, vero Anna? Papparabarampam. Kitagawa-kun mi ha risposto, vuole che vada da lui oggi stesso dopo la scuola. Ottimo, probabilmente ha annullato tutti i suoi programmi solo per averti con lui. Dobbiamo farci dire da Kitagawa-kun se quello che abbiamo visto nel palazzo è vero. Ehi, silenzio, c'è la presidentessa del consiglio studentesco. Oh no. Ha catturato Mishima, e adesso? Hai visto qualcosa? No, non ho visto niente, mi gratto i capelli. Cavolo, oggi si è lanciato su Mishima. Sarebbe un problema se ci vedesse. Forza, dividiamoci. Ok, ci si vede. Ok, ciao. Me ne vado, anch'io. E rimaniamo solo io e Morgana. Ma nessuno vede sto gatto, santo cielo. Finalmente abbiamo trovato il nostro pezzo grosso. Non vedo l'ora di scoprire tutto il marcio di questo Madarame. Però, cavoli, Anna è in ritardo. Scusate, stavo riflettendo su alcune cose e ho perso la cognizione del tempo. Riflettendo su cosa? Non credete che Kitagawa-kun stia proteggendo Madarame? Insomma, vivono assieme, perciò conoscerà senz'altro la vera natura di Madarame. L'unica spiegazione che mi viene in mente è che Madarame abbia qualcosa per tenerlo in pugno. Già, è strano. Ma è per questo che andiamo a controllare, no? Pronta a fare da modella? Sì, mi sento preparata. In che senso? Preparata per cosa? Noti qualcosa di diverso in lei? Indubbiamente, neanche un po', si è accorciata la frangia. Per caso? Oh, che occhio! Non l'ho accorciata. Ah, beh, andiamo. Dobbiamo parlare con Yusuke.
Kitagawa, anche se tra l'altro lui ha detto Yusuke nello scritto, ma nell'audio ha detto Kitagawa-kun anche lui. Kitagawa-kun sembrava molto felice quando ha accettato di posare per lui. Quando avrà finito di disegnare si sarà ammorbidito un po', gli chiederemo di Madarame. Va bene, andiamo. Pensavo che saresti venuto da sola, Takamaki-san. Non saresti nervoso anche tu se restassimo da soli? Siamo qui solo per tenerti d'occhio, perciò niente robe da pervertito, ok? Ah, basta con queste ipotesi assurde. Non ho alcun interesse per lei in quanto membro dell'altro sesso. Cosa? Ma poverina, c'è qualche problema? No, per niente. Dai, facciamo sta cosa. Forza. Bene, allora cominciamo. Bene, è il momento di disegnare. Ehi. Silenzio. Kitagawa-kun. Silenzio, per favore, mi sto concentrando. Non la senti? Vi ho detto di fare silenzio. È inutile. Non era questo il piano. Dovevamo coglierlo dalla sprovvista e fargli sputare il rospo, no? Come facevamo a sapere che sarebbe andata così? Temo che ci tocchi aspettare che abbia finito. Che rottura di palle atomica. Magari potrei sgattaiolare fuori da questa stanza. Non farti beccare però, eh. Ehi, con chi credi di avere a che fare? Che noia, andrò a fare una piccola perlustrazione. E chi è? E come fanno a non vederlo? Come fa nessuno a notare sto gatto? È bellissimo, dai, guardalo. Strano quanto sia appariscente quella porta. Ma poi, è un lucchetto quello. Una porta con un lucchetto robusto. Cosa ci sarà mai lì dentro? Che poi è lo stesso lucchetto che vediamo anche nei Memento. Che poi Madarame è anche furbo, cioè nel senso, ha una porta bellissima, disegnata fighissima, con un lucchetto ipergrosso. Una porta comunemente, come tante altre, sarebbe stata meno in vista. Però vabbè, cliché. Hai finito? Non va bene. Come? Cosa? Scusa, sono io il problema? No, nient'altro, è solo che... Non riesco a concentrarmi oggi. Mi spiace, ma dovremmo rimandare un'altra volta. No, col cavolo! Hai idea di quante ore ci hai fatto aspettare? E che cazzo? Devi scusarci, ma c'è un'altra ragione per cui siamo venuti qui. Dovevamo parlarti di una cosa. Riguarda quelle voci sul tuo sensei. Di nuovo? Quel dipinto che ho visto alla mostra, in realtà lo hai realizzato tu, vero? Tutto questo è... Lo sapevo. Il tuo sensei è seriamente fuori di testa. Pensa che i suoi allievi siano solo strumenti. Ecco perché non si fa alcun problema a rubare le loro opere o a pestarli. Fidati, non ha senso nasconderci queste cose. Non so di cosa stiate parlando. Non puoi metterti contro di lui, vero? Sono certa che possiamo aiutarti. Smettetela. È esattamente come avete detto. Noi siamo le opere del nostro sensei. Come? Non fraintendetemi però. Gli ho offerto la mia idea di mia spontanea volontà. Pertanto non si può parlare di plagio. Purtroppo sensei è afflitto dal blocco dell'artista. Amico, è lo stesso. Kitagawa-kun. Allora, perché sei ancora qui? Tutti gli altri suoi allievi sono fuggiti. Sei rimasto solo tu? Che male c'è se un suo allievo aiuta il maestro? Non ci sono vittime qui. Smettete di proiettare il vostro egocentrico senso di giustizia su di me. Ma questo è furto. E gli altri allievi? Io sostengo sensei perché sono il suo allievo. Cosa c'è di male? Non osate ripresentarvi qui, altrimenti vi denuncio per disturbo alla quiete. Disturbo alla quiete? Aspetta, non abbiamo ancora finito! Allora non mi lasciate scelta. Ehi! Vi segnalo alla polizia. Ho chiesto a Takamaki di farmi da modella, ma non ricordo di aver invitato anche voi due. Ma che cavolo, amico! Ryuji, smettila!
datti una calmata, ok? Maledizione! Non vi segnalerò, ma una sola condizione. E quale sarebbe? Voglio che continui a posare per me, Takamaki-san. Ma prima hai detto che non stava funzionando. Questo perché, inconsciamente e per il tuo bene, ero frenato dal pudore. Tuttavia, adesso non devo più preoccuparmene, se sei disposto ad aprirti completamente con me. Metterò anima e corpo nella creazione del miglior dipinto di nudo mai realizzato. Che cosa? Nudo? Ah, finalmente potrò creare un dipinto di nudo con la mia modella ideale. Voi due, naturalmente, non siete ammessi, e vi chiedo anche di dimenticare la discussione di oggi. Se non consegnassi al più presto una nuova opera al sensei, sorgerebbero degli inconvenienti. Un nudo? Vuol dire che dovrò posare senza vestiti? Perché le cose sono degenerate così? Perché questi sono i miei termini. Ma tutto questo è... Aspetta, non ci saranno problemi? Di pomeriggio sensei è fuori per via della mostra, perciò sono libero di usare questo posto. Dovrò solo comprare un po' di attrezzatura. Potresti aspettare un secondo? Certamente, posso aspettare. Mi organizzerò in base ai tuoi impegni, però ti prego, fa che sia il prima che termini la mostra. No, non intendevo questo. Perché fai finta di non capire? Sensei tornerà presto a casa. Abbiamo finito qui, Takamaki-san. Attenderò tue notizie. No, 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 non abbiamo ancora finito di parlare. Come sta muovendo? Sta facendo un malocchio. Vai via, vai. Maledizione. Sta ballando la ora. Ehi, che facciamo? Non ne ho idea, dobbiamo andarcene. Già, cazzo, ci ha messo nel sacco stavolta. Non arrendetevi così facilmente. Sono io quella che si deve denudare qui. Ha finito di posare. Un gatto? Razza di idiota. Che poverino. Aiuto. È completamente fuori di testa. Sarò costretta a posare nuda se non facciamo qualcosa. Come ha osato quello Yusuke? Da come l'ha detto, non sarà nemmeno un nudo parziale, ma integrale. No, nudo integrale. Lady Han sarà. Basta così. Beh, non sarà un problema se riusciamo a far confessare Madarame prima che finisca la mostra. Ma Kitagawa-kun pensa di dovergli la vita. A che serve farlo confessare? Quindi Lady Han sei disposta a denudarti completamente? Che tra l'altro Yusuke non li sente dalla finestra. Coglioni, guarda che vi sento io, eh. No, non che non lo sono. Madarame non è diverso da Kamoshida. Quello stronzo sta usando Yusuke, un orfano. Dovremmo forse ignorare il modo ignobile in cui è stato trattato, come tutti gli altri allievi. No, è frustrante non fare nulla. Anche se allo stesso tempo Kitagawa-kun va bene così. Non puoi lasciar perdere proprio perché tu stessa hai sofferto molto con Kamoshida. Già. Comunque, dobbiamo dare la caccia a questo tizio. Madarame è il tipo di obiettivo che stavamo cercando. Dobbiamo anche aiutare Yusuke a rinsavire prima che finisca come noi. Giusto. Innanzitutto dobbiamo indagare su Madarame. Potrebbero esserci molte altre cose su cui non è stata ancora fatta luce. Dato che è preso dalla mostra, potrebbe rivelarsi più semplice per noi per lustrare il suo palazzo. E poi c'è la questione della mia posa di nudo. Kitagawa-kun ha fatto cenno degli inconvenienti se non avesse presentato un nuovo dipinto. Forse sarà quella la prossima opera di Madarame. Significa che tutti quanti potrebbero vederti come mamma t'ha fatta. Probabile, non necessariamente ti credevo sicura di te. Non necessariamente. Oh beh, non è detto che si veda la faccia. Questo non mi fa sentire affatto meglio. Dobbiamo occuparci di Madarame prima che finisca la mostra, costi quel che costi.
Cominceremo domani, dopo la scuola. Se Miss Presidentessa ci scopre di nuovo sul tetto, sarà una seccatura. Perciò, dove ci incontriamo? Quella specie di sottopasso a Shibuya potrebbe andare, ed è anche vicino alla casa di Madarame. Cambia periodicamente il nostro... Cambiare periodicamente il nostro ritrovo, è un piano che mi sento di appoggiare. E abbiamo cambiato posto dove incontrarci. Ehi, potrei parlare un secondo con voi, ragazzi? Oh, guarda chi è appena apparsa. È la stessa persona che abbiamo incontrato nel primo episodio. Da quel che vedo, non siete i classici fan un po' stalker. Oh, scusatemi, avrei dovuto essere più esplicita. Cerco persone che conoscano gli allievi di Madarame. C'è questo dipinto, Sayuri, che si riteneva fosse stato rubato in passato. Ma si dice che sia stato sottratto da uno dei suoi allievi per vendicarsi degli abusi subiti. Ne sapete qualcosa? Non ci interessa niente, Ryuji ne sa qualcosa. Io? Io non so un bel niente. Capisco. Niente vittima, niente caso. E se non ci sono prove degli abusi, nemmeno posso scriverne. Pare che io sia di nuovo al punto di partenza. Scusate per il disturbo. Tieni, ti do il mio biglietto da visita. Sono una giornalista. Se doveste imbattervi in qualche pista, vi dispiacerebbe contattarmi? Ma anche no. Grazie del biglietto, però. Ci si vede. Ciao ciao. Me ne vado. Direi che possiamo tornarcene a casa per oggi. Sì, andiamo via. Pam pam pam. Tacatatantan. Dovremmo salvare Han prima che si spogli per Yusuke. Non posso perdonarlo lo stesso. Chiedere di dipingere le Diane nude e minacciare di denunciarci. Tiribi biribi. Chi è? Ciao, sono io. Hai un minuto? Ci sono notizie interessanti. Oh, guarda, finalmente qualcosa nel memento. Sono stato contattato sul fan site da qualcuno che ha avuto un risveglio del cuore. Dice che vuole vederti per parlare di un'altra persona a cui risvegliare il cuore. Un risveglio del cuore? Se vuoi dettagli, è meglio che gli parli di persona. So solo che il suo bersaglio è una persona terribile. Dice che sarebbe meglio non postarne il nome online. Gli dirò di aspettarti alla stazione di Shibuya dopo la scuola. Si chiama Nakanohara. Nakanohara è lo studente di Madarame. Gli ho detto di venire da te. Buona fortuna. È intelligente, Mishima. Porca troia. Cioè, chi sono questi ladri fantasma? Boh, però vai da questo mio amico. Va bene. Ho scoperto una cosa allucinante su Madarame. Pare che un suo allievo si sia ucciso perché non è riuscito a opporsi al plagio da parte di Madarame. È vero? Anche quella giornalista stava indagando su Madarame. Potrebbe essere vero. Qualcuno è morto, però. Nessuno ne sta parlando. Scommetto che è stato tutto insabbiato. Mi chiedo se Kitagawa-kun ha sentito delle voci. Sarebbe fantastico se potesse aiutarci. Non è chiedere troppo. Dopo quanto è successo oggi, non credo si fiderà di noi. A ogni modo, Madarame è sempre un pezzo di merda. Incontriamoci domani. Sarà la prima volta al nuovo ritrovo. È quel corridoio a Shibuya, giusto? Capisco, a domani. Che poi, io continuo a ripeterlo, come l'altra volta per l'entrata al memento nella metropolitana. Tutta la gente che ci passa attorno, non la tiriamo dentro, cioè non è che... Oddio, dove sono finito? Cos'è questo posto? Se la voce di cui parlava Ryuji è vera, devono esserci delle altre vittime. Eh già, Morgana. Cosa facciamo, il caffè? No, il caffè ne ho abbastanza, devo dire. Ne ho 8, quindi per adesso sarei anche a posto. 100 SP... diciamo che è una buona soglia per tutti gli altri. Per me non serve, visto che ho sia Kaguya sia Arsene che mi possono ricaricare automaticamente HP e SP. E niente, quindi l'unica opzione alternativa è allenarsi. Ti alleni un po'? Eh beh, non mi fai uscire, Morgana. Almeno fammi allenare, no? Facciamo qualcosa di utile. Ok, lavoro. Mettiamo alla prova il tuo spirito combattivo. Va bene, vuoi prendere qualcosa? Sì, la trocca. Prendine, ne abbiamo ancora 93. Vai, trincatene uno. Glughete, glughete, glughete. Ah, cominciamo l'allenamento. Dai. Non pensare al mio peso. È divertente. Vediamo se stavolta crepa nella Yanko pose di nuovo. No, stavolta ce l'ha fatta. Ottimo lavoro, continuiamo così. Perfetto, pare che tu abbia acquistato un po' di forza.
E anche il frullato proteico ha fatto i suoi frutti, sì, certo. Uno DHP, stai buono, sembrerà anche poco, e lo è. Però nell'insieme, oh, butta via tutto. Ricordate, da oggi il nostro ritrovo è nel corridoio a Shibuya. E ora che ci penso, Mishima ha detto che Nakanohara si trova proprio a Shibuya. Ok, e andiamo a Shibubu allora. Ehi là ragazzi. Yo. Stiamo per andare a ritrovo. E quello chi è? Chiedo scusa. È Nakanohara. Mishima ci aveva detto di incontrarlo oggi a Shibuya. Davvero? Mi chiamo Nakanohara. Natsushiko Nakanohara. Quello di cui parlava sul Phantom Sight. Sembra gentile, o perlomeno non sembra uno stalker. Credo che il risveglio del cuore abbia funzionato. L'amministratore del sito mi ha contattato. Mi ha detto di cercare dei ragazzi con l'uniforme della Shibuya e un gatto. Della Shibuya, sì, della Shuji, non ho sbagliato. Beh, cosa vuole? Forse lo sapete già, ma c'è una persona di cui vorrei innescare un risveglio del cuore. Un artista di nome Madarame. Oh, forse ci siamo. L'allievo confesserà i segreti del suo maestro. Anche la sombra ha fatto il nome di Madarame. Io ero uno degli allievi di Madarame. Mi ha ospitato in casa sua. E lì mi sono dedicato all'arte. Volevo tanto diventare un artista. Diventato anche timido, tra l'altro. Lo sto immaginando così. C'era anche un altro allievo. Un uomo di grande talento. Molto più vecchio di me. Ovviamente Madarame lo teneva al guinzaglio. Tutte le sue opere venivano firmate dal maestro. Ma non era l'unica vittima. Bene, finalmente delle prove concrete sui plagi. In seguito alla lezione di Madarame, quell'allievo si è suicidato. Suicidato? Probabilmente non è riuscito a sopportare che il merito delle sue opere fosse attribuito a Madarame. È allora che ho deciso di oppormi agli ordini del maestro e me ne sono andato. Ma lui ha subito fatto pressioni sul mondo dell'arte, distruggendo la mia carriera di pittore. Ho provato a voltare pagina, lavorando all'ufficio comunale, ma è stato tutto inutile. La passione dell'arte aveva distorto le mie emozioni, così ho iniziato a diventare ossessivo. Alla fine sono diventato persino uno stalker. Ve lo chiedo di nuovo, risvegliate il cuore di Madarame, vi supplico. Non solo per me, ma anche per salvare la vita di un'altra persona. Salvare la vita? Che intende dire? Adesso è rimasto un solo ragazzo sotto la tutela di Madarame. Credo abbia la vostra età. Deve essere Yusuke. È un artista di talento, ma in debito con Madarame, che lo ha accolto dopo la morte della madre. È l'obiettivo perfetto. Yusuke dovrà ascoltarci per forza. Ho parlato con lui qualche volta, quando vivevo ancora a casa di Madarame. Gli ho chiesto se soffrisse a restare con Madarame, e sapete cosa mi ha risposto? Se potessi andarmene lo farei. Kitagawa-kun. So che non ho il diritto di dirlo, visto la mia codardia passata, ma non sopporterei un altro suicidio. Vorrei trovare un modo per salvare quel ragazzo. Ha un futuro radioso davanti. Vi prego di ricordarvene quando deciderete di risvegliare il cuore di Madarame. Cioè, questo sa già che siamo noi. Cioè, questo qua potrebbe spifferare: ehi, questi sono i ladri fantasmi. E nessuno gli direbbe nulla. Grazie, ciao. Proprio, ciao, vado. Ci è stato chiesto di agire direttamente, a nome di una delle vittime di Madarame. Direi che non ci serve altro tempo per decidere se risvegliare o meno il suo cuore. Hai ragione, salviamo Yusuke. Puoi dirlo forte. Madarame è solo un pezzo di merda che si approfitta dei più deboli. Suicidio, non permetterò mai che accada una cosa simile. Inoltre, finalmente abbiamo sentito che cosa ne pensa davvero Kitagawa-kun. Beh, visto che abbiamo raggiunto una decisione unanime, che ne dite di radunarci al nuovo ritrovo? Va bene, andiamo. Miei cari ladri, benvenuti al nostro nuovo ritrovo.
Grazie. Questa volta il nostro obiettivo è Madarame. Abbiamo visto tutti quel palazzo. Saremmo nei guai se ci illudessimo che andrà tutto bene come l'altra volta. E inoltre la virtù di Lediana è in pericolo. Cosa? Faremo come con Kamoshida. Prima ci assicureremo un percorso di infiltrazione. Dopodiché manderemo la lettera di sfida. E una volta materializzato il tesoro, lo ruberemo. Mi sembra un ottimo piano. Oh, ho una domanda. Madarame non sa che dobbiamo fare delle cose nel suo palazzo. Ma allora, perché veniamo già trattati come criminali là dentro? Sta imparando, Ryuji. Ben detto. Deve essere perché non si fida di nessuno. Ogni sconosciuto potrebbe essere un nemico per lui. O forse è semplicemente infuriato per tutte quelle voci che circolano sul suo conto. Perciò tutto quello che è fermentato nel suo palazzo non ha nulla a che vedere con noi. Comunque sia, faremo bene a stare attenti. Sarà dura rubare il tesoro se dovessimo alzare inutilmente il livello di allerta. Dovremmo anche stare attenti a Kitagawa-kun. Sono certa che riferirebbe a Madarame qualsiasi attività sospetta. Hai ragione. Ehi, quale sarà la forma del tesoro di Madarame? Un'altra corona? Ne dubito. Ma il mio sesto senso lo capirà quando lo vedremo. Ah, giusto. Impazzirei come l'altra volta, eh? Abbiamo tempo fino alla fine della mostra, vero? Ciò significa fino al 5 giugno. Porteremo a termine il piano non appena avremo mandato la lettera di sfida. Pertanto il nostro percorso di infiltrazione dovrà essere definito entro e non oltre il 2 giugno. Ascoltatemi bene, non possiamo rovinare tutto, per nessuna ragione, ok? Sì, sennò dovrò posare nuda, cazzo! E non voglio! Avete capito? Questa è la prima volta di Killer Gecko Star, quindi cerchiamo di non sbagliare. Forza, è ora di dare inizio alla missione! La missione del risveglio del cuore di Madarame è iniziata! Mission start! Pam pam. Talvolta ti imbatterai in alcuni ostacoli insormontabili. Oh, ma guarda caso! Proprio adesso me lo dice, proprio ora che guarda un po'. C'è un ostacolo che ci sbarrerà la strada. Ok, infiltriamoci nel palazzo. È l'ora di iniziare la mission. No, non è vero, stavolta no. Già lo sapete, ma la prima cosa da fare è trovare un percorso di infiltrazione sicuro. Poi manderemo la lettera di sfida. Sì, sì, conosciamo la procedura. Comunque, prepariamoci. Ok, direi che possiamo iniziare. E guarda che cosa è appena apparso, la mia stanza di velluto. Allora, ho un po' di persone inutili, quindi direi di liberarmene. Oh, guarda un po' il caso. Neanche a farlo apposta. Entra, stronzo. Il nostro padrone vorrebbe parlarti. Entra. Ok, entro. Arrivo subito. Ci darà qualche nuovo potenziamento il nostro caro amico Pinocchio? No, Igor. Sei arrivato alla fine. La tua riabilitazione sembra procedere bene. Grazie a te. Eccellente. Ti ho preparato un regalo speciale. Non potevo non premiare una condotta così esemplare. Usa bene questo potere. Il potere dei tratti! Yes! Stavo aspettando questo momento io. I tratti sono, come vi dicevo qualche episodio fa, il potere speciale delle persone. E vi faccio vedere che cosa ho preparato. Il nostro padrone è incredibilmente gentile con te. Dovresti piangere di gioia, prigioniero. Le tue persone nascono dalle maschere del tuo cuore e hanno forme e dimensioni di ogni tipo. Dimensioni mica tanto, anche se una estremamente grossa solamente ce n'è. Devi padroneggiare le peculiarità di ogni persona per sprigionarne il vero potenziale. Se lo farai, vedrai che ti saranno di grande aiuto per il proseguimento della tua riabilitazione. Se altre questioni richiedono la tua presenza, puoi andare ora. Va bene, in realtà sì, altre questioni richiedono la mia presenza, mia cara. Benvenuto nella stanza di velluto, hai bisogno di qualcosa oggi? Sì, vorrei ritirare altre persone. Allora, partiamo tutto dall'inizio.
Questo qua, come potete vedere, adesso, là sopra, c'è una nuova abilità che schiacciando quadrato ci dice aumenta il 50% dei danno degli attacchi che sfruttano le debolezze dei nemici. Ok, questa persona è una delle poche sacrificabili del mio gruppo, intendo, perché l'ho fatta solo di fuoco. È buona come cosa? Sì e no, in realtà. Metti caso che la voglio usare, ce l'ho. Ecco quello che vi volevo veramente mostrare. Il volere della spada. Effetti di carica e concentrazione triplicati. Vuol dire che il danno proprio la Madonna facciamo. E questa abilità ce l'ha anche Satana. Kaguya Picora ha sguardo possente che potenzia del 20% le abilità magiche che prende di mira tutti i nemici. È buona questa abilità? Sì. Certo, non è allo stesso livello di volere della spada. Però questo è un danno 20% fisso e noi possiamo attaccare dalle 4 alle 8 volte. Quindi capite che qua è più la quantità che la quantità stessa di danno. Mentre Yoshitsune invece attacco fisico 30%. Danno fisso. Odino, anche lui volere della spada e dio del tuono ed esplosione nucleare. Le ho buildate bene le mie persone, lo so. E anche Arsène, volere della spada. Mentre Alat, come vi dicevo, permette l'uso delle abilità disponibili solo quando circondati. Questa abilità non serve a granché, oltre che per Termopili, che come vedete dona attacco, difesa, precisione, illusione a tutti quanti gli alleati solo se circondati. Perfetto. E ricordiamo che Alat non può essere attaccato in nessun modo, ha concentrazione e carica, quindi è perfetto. E questa è una delle persone DLC che vi ho fatto vedere che ho acquistato. Questa è una delle persona più potenti di tutto il gioco, veramente. È veramente rotta questa persona, credetemi. E c'ha un'abilità chiamata creatore di paesi. Aumenta l'attacco e la difesa in base al completamento del registro dei prigionieri. Questo vuol dire che con il 100%, in questo momento noi siamo al 94%, ma con il 100% ci aumenta 100 di attacco e 100% di difesa. È rotta questa cosa, capite? Questa è la versione depotenziata, diciamo, che alla fine non cambia niente se non l'aspetto. E ti dirò, a me Bianco piace. Mi piace un sacco Bianco. E questo è Raoul. Raoul è, diciamo, l'evoluzione di Arsène. Io lo voglio in squadra. Vi giuro che io questo lo voglio in squadra. Per via della sua abilità Spettacolo Fantasma, chance alta di infliggere sonno a tutti i nemici. Questa abilità è molto buona e costa un cazzo di niente. Però qua mi sorge il dubbio. Raoul, come potete ben immaginare, è appunto Arsène 2. Quindi che faccio? Tolgo Arsène e prendo Raoul? Oppure teniamo tutti e due? Però in quel caso avremmo due persone che usano sostanzialmente o lo sparo o gli attacchi oscuri. E devo essere sincero, non è una bella idea avere due persone che fanno la stessa cosa. O avere più persone che possono fare una e una. Potrei lasciare giù Arsène volendo, ma un po' me ne pentirei, lo so. E poi Raoul, cioè, guardalo, ha un aspetto fighissimo. Altro personaggio DLC, Atena Picaro, grazie dell'oliva, i costi di HP e SP ridotti a zero durante un ancora uno. Ok. Danno fisico grave a tutti i nemici, alta chance di critico da una a due volte. Interessante. Beh, questo personaggio potrebbe essere interessante se gli fai una build utile. Piuttosto che azzerare il costo di HP e SP, se gli aumenti incondizionatamente l'attacco, potrebbe essere una roba buona, perché questo è attacco fisico grave a tutti i nemici. È tanta roba. Ed ecco una delle persone che a me interessa, veramente interessa tantissimo farlo questo qui. Solo che rimaniamo allo stesso punto di Raoul. A questo punto o togliamo Arsène e facciamo Raoul sparo, e questo lo usiamo per l'oscurità, perché questo è danno maledetto pesante a tutti i nemici. Ma Aegon fa danno pesante a tutti i nemici, ma in realtà se vai sulla wiki c'è scritto che fa severe curse damage, non heavy. Tecnicamente Ali Abissali è più potente di Maegon, diciamolo sotto questo punto di vista. Non so se prende Tsukiyomi e Raoul oppure tenere Arsène. Arsène certo incorpora tutte e due le cose,
Però potrei potenziare di più un tipo e potenziare di più anche un altro. Devo pensarla bene. Ed ecco l'ultimo che vi volevo far vedere, Alice, che vi avevo già anticipato, aumenta di molto la chance di uccisione istantanea. Guarda, per amor di Dio, la prendo. La prendo solo per mostrarvela. Poi prendiamo Alat. Grazie. Giusto, non vi ho fatto vedere Maria, la nostra healer. Riduce del 75% il costo di SP delle abilità curative. Questo vuol dire che questa abilità, oltre ad essere già stata dimezzata perché costava 48, quando la utilizziamo si toglie un altro 75%, ergo questo 24, noi paghiamo 6 SP per curare totalmente tutti quanti, oppure questa che rianima tutti quanti, e ne paghiamo niente, niente, veramente. E con questo ce ne possiamo andare. Tornatene indietro. Familiarizza con le molteplici sfaccettature del tuo cuore che albergano dentro te. Farlo ti sospingerà più in alto che mai e ti darà la forza mentre procedi verso la tua riabilitazione. Ora va, mi aspetto molto da te. Grazie, Igor. Ti voglio bene anch'io. Pam parabam. Ehi, Joker! Che fai lì impalato? Attieniti al programma, ok? Sei un membro vitale della squadra. Lo so. Comunque, alla fine, ho deciso cosa fare con le varie persone, ovvero quello che vi dicevo prima di Tsukiyomi e tutti gli altri. Ho deciso che aspetterò un evento di gioco per poter avere al meglio la nostra squadra. Cosa voglio dire? Succederà che sbloccheremo un altro confidant che ci sbloccherà delle cose tramite il suo regalo di addio. E quindi ho deciso, prima di avere nuove persone, aspettiamo quell'evento che ci permetterà di sviluppare al meglio le nostre persona. Quindi torniamo indietro e entriamo finalmente nel palazzo di Papaparaparaparaparamadamadamae. Rieccoci nel museo. Oh, ma guarda, qualcuno ha attivato finalmente le misure di sicurezza. Hanno attivato i laser, pensa un po'. Aspetta, Joker! È un laser infrarossi, basta toccarlo per far aumentare l'allerta. Bella sicurezza, tra l'altro. Un momento, l'altra volta non c'era niente del genere. Forse le voci hanno reso Madarame più cauto nei nostri confronti. Joker, non è facile vederli, ma con le tue abilità dovresti riuscirci, fai attenzione. Con le mie abilità, ovvero il mio sguardo dell'oltremondo. Ops, ma in realtà si vedono anche senza. Alla fine... Oh, attenta, Panther. Alla fine, per passare, basta tenere sempre attivo il terzo occhio e schiacciare X. Più facile di così, voglio dire. Allora, un modo facile per passare? Basta attaccare la guardia. Ti ho preso da dietro, stupida guardia. Quali sono i nostri nemici? Dei pupazzi con dei vermi. Ma pensa un po' che bellezza. Vai tu. Ma Heigon! 456, per adesso in realtà come danno è anche più che accettabile, devo dire. È un danno accettabilissimo, 400. Più avanti ovviamente punteremo anche sui 1000 a colpo. Ma quando proprio saremo preparatissimi e avremo tutto i setup giusti. Ora come ora, quello che stiamo facendo sono danni esagerati. Ma perché ovviamente ho già preparato tutto. Che tra l'altro... pensa un po', qualcuno si è appena salvato. Non più. Che poi stavo pensando... Ho visto tra l'altro dei filmati, dei video su YouTube, di un canale, se non sbaglio americano, che fa appunto Persona 5, in cui lui praticamente fa varie battaglie più volte, mostrando, oltre ai setup delle sue persona, anche le sue statistiche overboostate. Ma proprio over boostate. Ma guarda un po', qualcuno esplosivo. Ma proprio all'inverosimile del booster. E leggendo le varie descrizioni, praticamente lui, per rendere tutta la squadra perfetta, quindi non solo Joker ma anche tutti i companion perfetti, ha rifatto più e più volte
le sue run. E pensandoci, ho capito il senso del modo in cui lui ha lavorato, nel senso come ha giocato perlomeno. E per far sì di avere almeno... quello ce l'ho? Sì, credo di averlo. Sì, ce l'ho già, perfetto. Allora, puoi morire come tutti gli altri. E per rendere perfetto, per esempio, Ryuji, per esempio, Han e tutti gli altri personaggi che verranno più avanti, ci vogliono come minimo, quattro run. Oh là, qui sì che ci sono un bel po' di laser. Meno male che noi abbiamo il nostro rampino. A parte che con che precisione siamo passati in mezzo a tutti. Mamma mia. E questo è uno shortcut, no, shortcut. E lo apriamo. Ci voglio come minimo 4 run. E una delle abilità che servono per rendere perfetti vari personaggi, Han ce l'ha già, ma ora non ce l'ha perché appunto siamo in New Game Plus. Per poterla far riapparire quell'abilità dovremmo aspettare anche qui, come appunto per le persone che voglio creare, dovremmo aspettare un evento di trama che ci sblocchi una zona più avanti. Ecco fatto. Che ci sblocchi una zona più avanti che ci permetta di boostare Han fin da subito. Ovviamente il boost è una roba che si può avere ovviamente se tu hai lavorato bene nelle run precedenti. Io per esempio appunto dico Han perché è l'unico personaggio che ha già questa abilità boostata dalla run precedente, e gli altri no, perché questa cosa, quando l'ho scoperta, non lo sapevo all'inizio, alla prima run. E infatti ho detto, ah cazzo, l'avessi saputa prima. Oh, eccolo lì, infatti è riapparso. L'avessi saputa prima, dannazione, avrei boostato tutti subito già dalla primissima run. Ma ovviamente la cosa bella di una blind run è proprio il fatto, secondo me, di non sapere effettivamente cosa stai facendo nel concreto. Per esempio, una cosa buona è che molti personaggi, oddio, Joker nel particolare, mantengono i bonus. Oh, ma guarda, qualcuno si arrende. Ma sì, dai, ascolta. No, unisciti alla mia causa? Forse... Ehi, se me lo chiedo vuol dire che non ce l'ho, eh. Come si attiva? Vabbè, capisco. Dunque era destino che mi ritrovassi dentro di te. Il mio nuovo nome è Mokoi. Sono la tua persona adesso. Ti supporterò per l'eternità. Vabbè, abbiamo fatto una cattura. Oh, se mi diceva di prenderlo vuol dire che non ce l'avevo, probabilmente. Beh, una nuova persona non fa mai male. Pam 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 pam. E siamo pure saliti di livello. E quindi, cacchio, avessi saputo questa cosa, avrei boostato anche Ryuji, avrei boostato anche Morgana. Cioè, sono quelle cose che dici, cazzo, se le sai fin da subito e hai l'intenzione di farla alla Game Plus, ti portano molto avanti. Da qui in avanti saremo in un ambiente sconosciuto, giusto? Probabilmente anche la sorveglianza sarà più stretta. Non tocchiamo nulla e non urtiamo le opere esposte, ok? Non toccare addirittura. Perché guardi me? Perché sei un bimbo, Ryuji. Tu cacchio, passi e fai cadere tutto. Oh, c'è un'opera lì, ma sì, chi se ne frega. Sono già ricco, voglio dire. Allora, lì c'è uno shortcut che è chiuso per adesso. E quindi... io per esempio ho boostato Han a mia insaputa all'inizio, una safe room. Cioè, quando l'ho scoperto questa cosa del boost, che adesso non vi voglio spoilerare, cioè non vi voglio spoilerare il modo in cui succede questo boost, l'avessi saputo prima appunto avrei boostato tutti quanti, o perlomeno, siccome questo boost è un boost... diciamo selettivo, puoi boostare una sola persona per quell'abilità fino a che non fai il Game Plus più e più volte, per dire. Cioè, se metto un'abilità a Ryuji, non la potrò mettere a Morgana. Se voglio metterla a Morgana e mantenerla anche Ryuji, dovrò sbloccare questi due eventi di trama per poterlo fare. Beccati ste frecce luminose. Qualcuno blocca la luce, eh? Ma pensa un po'.
Dai, Ryuji, con sto fucile però, Cacchio, con quei tre colpi non fai veramente nulla. Non vedo l'ora di sbloccare il negozio di armi, che penso che farò anche tra poco a questo punto. Cioè, tra poco, nel senso, lo farò appena finiremo questa sezione. Non adesso questa parte proprio del museo, ma in generale quando avremo finito con Madarame, volendo posso iniziare anche il questo qua. Mamma mia, questo qua come potete vedere blocca fisico, sparo, luce e ombra, maledizione. Noi tecnicamente abbiamo Arsen, che è appunto sia di sparo sia di curse maledetto, e l'elemento nucleare in questa parte di gioco non ce l'ha nessuno, ma proprio una cara nessuno. Questo stronzo qui è una delle cose a inizio gioco più difficili da tirare giù, più difficili, cazzo, perché blocca, neanche dici riduce, no, blocca tutto. Quindi vuoi il nucleare? E io ti darò il nucleare se ce l'ho. Non ho il nucleare, peccato. E allora, cacchio, sai che non ho niente per poterlo fermare io? Sono esterrefatto, non ho nulla. Vabbè, allora termopiliamo tutti i nostri compagni. Ci penseranno loro. Cavolo, non l'avevo messo in considerazione questa situazione di essere svantaggiato. Forse dovremmo recuperare una persona. Intanto vai di zio e bloccalo. Oh, bravissimo Ryuji. E vai di Garu. Vai anche di Agi. Cazzo, qua sono finito in una situazione svantaggiosa. Non ci avrei neanche pensato io effettivamente di finire. No, concentrazione. Oh no. Com'è che non lo posso usare sugli altri? Oddio. Questa cosa non l'avevo messa in considerazione. Vabbè, io sono bloccato tecnicamente. Io non posso attaccare. Siamo in una situazione che non avrei effettivamente tenuto in considerazione. La situazione in cui gli altri devono attaccare, io devo stare fermo. Dovrò prepararmi al meglio per questa zona. O meglio, basta che prendo una persona nucleare e questa cosa la gestiamo più facile. Ce l'ho Maria? No, Maria non ce l'ho. Che tra l'altro penso che neanche lei possa fare niente, visto che appunto sono maledetto e luce questo. Quindi mi dovrò parare io. Non posso fare nulla. È una situazione che non avrei considerato effettivamente in questa run. Però è una novità, È una cosa interessante quando succedono queste cose. Quando mentalmente sei preparato a tutto, ma il tutto effettivamente non lo consideri. Per fortuna che abbiamo trovato una safe room poco fa. Ehi, piccolina, a quanto pare vuoi essere imprigionato. Posso esaudire il tuo desiderio? Come potrei dire di no a te, tra l'altro, che sei la più carina delle due? Sembra che tu ti sia ormai acclimatato per questo luogo. Scommetto che ormai sei piuttosto avvezzo all'infiltrazione dei palazzi, non è così? Più o meno, mi causa un certo stress. Più o meno, sì, non ho problemi. A ogni modo devi ancora ottenere un quantitativo accettabile di persone, ma se ne ho il 94%, non hai ancora sfruttato appieno il tuo potenziale del Jolly. Questo potrebbe essere un'occasione perfetta per portare avanti la tua riabilitazione. Non temere, questo incarico non è obbligatorio. Vedila piuttosto come una prova di forza. Di cosa si tratta? Dovrei portarci una maschera specifica. Le missioni specifiche. Quanto tempo che ci ho messo per farla questa. Dovrei solo mostrarci la persona che ti indicheremo. Prima di tutto vorremmo che ci portassi un Jack Frost. Troppo facile, Justine. Dovrebbe essere una sfida. Voglio che abbia anche Mabufu. Capito, prigioniero? Portaci Jack Frost con Mabufu. E sia, portaci un Jack Frost con Mabufu. Torna da noi quando l'avrai ottenuto. Non sarà obbligatorio per la tua riabilitazione, ma verrai ricompensato generosamente. Ti consiglio di fare almeno un tentativo. Ovviamente questa cosa del avere le persone specifiche è una sfida interessante, perché ti obbliga a fondere in modo intelligente varie persone.
E ovviamente non la puoi completare subito. Uno, perché non hai i materiali adatti, e due, perché appunto ti servono i livelli adatti per poterlo fare alla prima run. Ora ovviamente noi potremmo anche farlo. Eccolo qua, infatti, vediamo. Ma Bufu Jack Frost non glielo do adesso, perché non ho voglia di mettermi a parlare con loro di questo. Ma sono venuto qui per prendere Odino io. E ora che abbiamo Odino nella nostra squadra, siamo a posto. Non vedo l'ora di sfondare di nuovo queste guardie. Vediamo di nuovo se c'è la guardia grossa stavolta. Eccola lì. Vieni che ti sfondo con un bel attacco nucleare. Che questo qua è veramente infame, cioè... Cacchio, non puoi tirarlo giù in nessun modo all'inizio, perché la maggior parte delle cose che hai è appunto o cose che gli fanno poco danno o cose che lui blocca, quindi è veramente infame. Ma ad ora, esplosione nucleare, è l'ora di morire. 1636, un danno interessante. Bene, 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 ora non sei più un problema, mio caro. E io passo di qua e c'è un rampino dove attaccarmi da qualche parte, eccolo lì. La cosa bella del rampino, secondo me, è che qua in Royale, perché da quello che ho capito nel gioco base ovviamente non c'è il rampino, hanno potuto aggiungere un bel po' di cosine interessanti. Il fatto è, prima del rampino, certe zone come erano gestite? Cioè, anche di trama, per esempio, il castello il castello di Kamoshida, come era gestito? Cioè, la parte in cui ci danno il rampino, come era gestita? Come facevamo a salire le scale? Cioè, salivamo e basta senza nessun tipo di problema? È una cosa interessante, comunque, da più o meno scoprire. E per fortuna noi... Ah già, che scemo. Questi li bloccano la luce. Non ci avevo pensato. Vabbè, ci penseremo noi. Ecco fatto. Non sprechiamo neanche i punti di mana per poter attaccare con le magie. Li ho già consumati prima. Siamo già saliti di livello. Perfetto. Spero di arrivare almeno... Guarda, non voglio aumentare troppo, ma spero di arrivare almeno... non lo so, al 21. Al 21 prima di sfidare Madarame. Non è spoiler questo, ovviamente. Ovviamente se entriamo nel castello di qualcuno, quel qualcuno sarà il boss finale. Ovviamente, ci mancherebbe anche che il boss finale del castello di Madarame sia Zio Peppino. Sai, una persona a caso. Ed ecco qua il nostro shortcut di poco fa. E tieni, apri. Perfetto. Ora volendo passiamo di qua. Ma tanto la cosa un po' strana dei castelli, in questo caso il museo e tutto il resto, dei palazzi in generale, è che gli shortcut sì sono utili, però una volta che sblocchi la safe room, questi shortcut non servono relativamente a nulla, a meno che proprio non ti fai la sfida no safe room e only, che ne so, only camminata per tutto il gameplay. Un vaso d'oro. Sembra interessante. Aspettate, davvero non vi attira questo scintillio dorato? Dorato. Guardate che lucentezza. So che potrebbe essere difficile portarlo con noi, ma non credete che potremmo farci una fortuna? Mica tanto, Morgana. Che tra l'altro ho appena notato questi cerchiolini per terra. Cioè, cacchio, avanti, non siamo qui per... Aspetta, hai calpestato qualcosa. Cosa? Siamo nei guai, vero? Indietro. Oh no, ho fatto scattare un sistema di sicurezza. Bravo gattone. Ah, e meno male che eravamo noi a dover stare attenti. Che si fa? Ce la squagliamo? No, attraversando questi laser tireremo troppi nemici sulla nostra posizione. Vero? Oh, fermi! Joker non è rimasto intrappolato. Mi dispiace, Joker, ma serve che trovi un modo per disattivare questi laser. È un museo, perciò dovrebbe esserci un interruttore che permette allo staff di spegnere i laser. Trovalo! Bravo gatto furbo. Dannazione a te e al tuo irrefrenabile... alla tua irrefrenabile voglia di toccare le cose. Allora, vediamo un attimo. C'è qualche nemico qui? Merda!
Non avevo visto che qua c'era il vetro. Dannazione. Ok, niente, perdonami. No, scusami Joker, sono andato dritto per dritto, non avevo visto che c'era il vetro lì. Allora, posso attaccarti dall'alto a te? Fermo. Dai. Attaccalo. Imboscata da solo. La prima volta l'imboscata da solo non l'avevo fatta perché giustamente siamo da soli e non siamo abbastanza livellati. La cosa bella è che se fai la battaglia da solo, la cutscene, questa cosa cambia sempre rispetto a quando sei con gli altri. Non sei abbastanza forte né preparato per poter sfidare da solo nemici di o il tuo stesso livello o un livello più avanti. Adesso, bene o male, anche se siamo allo stesso livello, ho delle persone che mi permettono di poter essere avvantaggiato. Panther è riuscita a uscire. Perfetto, brava panterina. Dove sei, tra l'altro? Panther, eccoti. Ciao. Grazie. Ora dobbiamo liberare Scala e Mona. Guarda, io lascerei Mona là dentro, che tanto a quanto pare fa casino. Fa casino quel gatto. Posso passare? No, devo passare da un'altra parte, ovvero qua sopra. Si è abbassato il muro, ma questo non vuol dire che io non lo possa scavalcare. Una cosa molto intelligente, devo dire. Allora, passiamo dall'altro lato. Allora, quel quadro è sospetto. La guardia cercherà di attaccarmi, quindi tanto vale che prima l'attacchiamo noi, Panther. Amaterasu. Ecco, guarda, un'esplosiva tra l'altro. Perfetto. Tu a cosa sei debole? Al fuoco, E se ti sparo? Lo spray congelante mi ha regalato. Poco danno. Il modo migliore per risparmiare punti magia è attaccare fisico o sparare. Facile come sparare un neonato. No, non si fa, ragazzi. Mi dissocio dal voler sparare neonati. Tra il muro e la cornice del quadro c'è un po' di spazio. Sposta il dipinto. Ecco fatto. Oh, ma guarda, un interruttore. Non avrei mai immaginato che dietro a un dipinto ci fosse un pulsante. Premiamolo e vediamo che succede. Ok, si è abbassato il vetro. Oh, ottimo lavoro. E si è alzato anche la tenda. Ce l'hai fatta. Presto, riuniamoci con lui. Va bene, arrivo. Eccoti qua, Ryuji. Grazie. Ora non ci resta che liberare Mona. Ma dubito che riusciremo senza disattivare i laser. Guardalo lì che saltella sopra il vaso. Deve esserci una sala di controllo per gestirli, ma non so quanto sia lontana. Era là dietro, cioè proprio prima di toccare il vaso. Dobbiamo fidarci. Avanti, andiamo a cercarla. È bellissimo che sta saltando sul vaso. Poverino. Allora, andiamo a cercare la suddetta. Aspetta, è questo? Ah, il pulsante che probabilmente ci avrebbe spostato il quadro, vabbè. Oh, aspetta un attimo, fermo, scendi, bravo. Ho visto un piccolo spazio lì, forse possiamo entrare e addentrarci e vedere che cosa c'è qua dentro. E qua dentro? Hai trovato una strada così, da non credere. Non guardare indietro, intesi? Eccoci qua, nella stanza di controllo. E tocchiamo un computer. Guarda, dice che è per la sicurezza o roba simile. Forse così riusciremo a disattivare i laser, sicuramente. Ma per usarla è necessaria una password. Cerchiamo la password, chiediamo a qualcuno, mi arrendo. Cerchiamo la password. Dubito che l'abbiano lasciata in bella vista da qualche parte. Quindi cosa facciamo? Cerchiamo qualcuno che la conosca. Penso che ci sarà qualche nemico a cui chiederla. Guarda un po', due nemici. Ehi, hai saputo di quegli intrusi? Intendi i ladri che si sono intrufolati qui? Sì, mi è stato detto di cambiare la password, tanto per stare sicuri. Eh? Come l'hai cambiata? Hello? Eh? Ho detto hello 07734, che sarebbe hello in numeri, tra l'altro specchiato. Se leggi i numeri al contrario viene fuori la parola hello. Non è poi così infantile? Non è un po' infantile? Dovrebbe andare bene, basta che non la scopra nessuno. Tanto non ci ascolta nessuno. Ah, certo, come no. Ricorda, quando devi inserire il codice, basta che ricordi la parola hello. Va bene, l'avete sentito? È hello, al contrario fatto in numeri. Sentito? Forte e chiaro, forza Joker, andiamo a salutare quel terminale. A salutare, giustamente. E io ti attacco.
Così la password non la saprà mai nessuno. Allora, con cosa ti posso attaccare? Io direi un bel dio del tuono. Dio del tuono! Ed è così che morirono tutti. 2442. Un bel danno, eh? Soprattutto all'inizio, poi. Più avanti toccheremo anche i numeri con 5 cifre. Ora come ora diciamo che è un po' presto, ma ci arriveremo tranquilli. Non vi preoccupate, arriveremo a fare un bel po' di danni. Ce l'hanno fatta, sono salvo! Bravo gatto scemo. A quanto pare ha funzionato. Figo, prendiamo quello stupido gatto e alziamo i tacchi. Hai ragione. Eccoti qua, Morgana. Scusate, di solito non faccio queste cose. Accidenti, non avevi detto che di non toccare le opere esposte? È vero, non posso credere di aver commesso un errore da principiante, nonostante l'oro. Ma qualcosa mi attirava verso quel vaso. Che vuol dire? Non è un semplice vaso d'oro. Chissà se nasconde qualcosa di speciale. Vogliamo guardarlo meglio per sicurezza. Perché no? Tocchiamolo. Sperando di non far apparire di nuovo le... Ah, ecco cosa c'era. Un diamante vivente. E questo cos'è? Oh, capisco. Ecco perché ero così attratto. Joker, acciuffala. Dopo vi spiegherò tutto. Ora seguitela e attaccatela. È un diamante. È proprio un diamante. E a cosa sei debole, amico mio? Al nucleare, ma pensa un po'. Ho giusto giusto quello che fa per te. Explosion! Miau, un bel tesoro! Questo stronzino qua ci dà un sacco di esperienza e un bel po' di soldi. Un sacco di esperienza relativa, tra l'altro. Bene bene, non è andata male per essere la prima volta che ne incontrate una. Che cos'era? Era Panther, un'ombra rara che a volte abita negli oggetti preziosi. Le chiamiamo demoni del tesoro. Sono fantastiche, garantiscono molte esperienze e possono essere utili anche per le persone. Tuttavia sono molto svelte e reagiscono bene agli attacchi. Svelte mica tanto, visto che non mi hanno mai attaccato. Resistono, quello è vero, resistono abbastanza bene ai danni. Però hanno quasi sempre una debolezza, quindi una volta che le conosci, li tiri giù proprio easy. Anche perché... ne basta che ne catturi uno, proprio ne basta uno per poter avanzare, diciamo, cioè ne serve proprio uno. Il resto è fuffa, li puoi decisamente uccidere proprio o per fare un bel po' di livelli o un sacco di soldi, che in questo caso è sempre utile. Ma che cavolo, come facciamo a superare questo enorme buco nel... Calma, guarda dove sta camminando la guardia. È un dipinto, Ryuji. È un dipinto molto realistico, tra l'altro. Io, tra l'altro, le apprezzo tantissimo le opere queste qua sul pavimento. Non dico qua in particolare, dico in generale. Ne ho viste un sacco in giro e sono strafighe perché sembrano veramente realistiche. 3600, 1900. La cosa che ho capito... un po' più avanti, all'inizio pensavo sì, fanno un sacco di danno, ma in realtà il danno che tu fai alla creatura esplosiva è scalato poi di conseguenza a tutti gli altri in percentuale. Quindi più danno gli fai con un colpo, meglio è. Oh guarda, Panther, devi andare in bagno? Non so se sia un palazzo, ma dobbiamo entrare lì dentro. Sì, c'è un tesoro, quindi... uno strangolio del chakra. Bellissimo. Entriamo anche nel bagno degli uomini, vediamo che cosa c'è. Niente di utile. Peccato. Oh, c'è un'opera d'arte. Il washi raffinato. Il bagno delle donne aveva roba più interessante, se me lo permetti. Era molto più raffinato. Allora, c'è un nemico. Attenzione. Aspettiamo che passa. No, cacchio. Oggetto sbagliato. Bravo Joker, hai puntato all'oggetto sbagliato e siamo stati circondati. È una cosa che ci succederà veramente di rado, eh. Bravo furbo, invece che attaccare l'unico debole al ghiaccio attaccano noi. Bravi, bravi. Siete stati molto intelligenti, se me lo permettete. Non abbastanza però. Non succederà spesso che ci circondano.
Capita durante questi tipi di errori. Però non vi preoccupate. Non vi preoccupate? Anche l'italiano mi devo preoccupare ora. Non vi preoccupate. Siamo abbastanza bravi da potercela gestire questa situazione. Allora, guarda, un nemico diverso. Una segretaria. È interessante comunque che non succede in molti palazzi, ma che ogni tanto cambino anche la tipologia di nemico che si trova. Di solito, per esempio, nel castello di Kamoshida abbiamo incontrato solo cavalieri. Sì, uno con l'armatura di ferro e uno con l'armatura dorata, ma erano pur sempre cavalieri. Non abbiamo incontrato un topo ragno gigante, per dire. Qua almeno uno è la sicurezza del museo e l'altro è una segretaria. Una probabilmente che sta alla reception, che ne so. Oh, un altro tesoro, aspetta. Ecco qua. Non si sa mai, magari troviamo veramente un altro demone del tesoro e chissà, ci facciamo un po' di livelli. Oh, ma guarda, delle gabbie elettriche. Da qui certo non si passa. E questo? Intrusi nella seconda sala della mostra, catturateli immediatamente. Oh, ma guarda, un po' di nemici. Potrei fare un po' di livelli. Merda, alziamo i tacchi alla svelta. Da questa parte è un'uscita? Che scemo, ho letto sbagliatissimo. Da che parte è l'uscita? Allora, aspetta. Attacchiamone uno. Che tanto sembra che chissà che abbiano mandato. Hanno mandato due guardie. Due in croce. Potrei farti esplodere. Che ne dici? Un bel colpo critico. Saranno almeno 4000. 2000 e passa. Premio ottenuto devastatori fantasma. Mamma mia. C'era bisogno. Sì, c'era bisogno. Questi premi qua che ci danno, questi obiettivi secondari che già vi ho detto, non servono al completismo del gioco. Cioè, io ho già platinato il gioco e questi non servono. Diciamo che è più un completismo personale. C'è tra l'altro un completismo che però vorrei attuare, questa qua degli obiettivi secondari, però mi richiederà una terza run, perché c'è da fare una scelta particolare, diciamo, per poter completare al meglio. Tu sei debole allo psichico e al maledetto, ok? C'è una scelta che bisogna fare di gameplay, diciamo. Potrei farla anche adesso, per dire, ma no. Diciamo che per questa serie ho in mente ovviamente determinate cose e diciamo che il non fare questa cosa non è nella mia idea. Sì, lo so che tu sei resistente, però non voglio sprecare certo i miei punti mana per te. E quindi in questo gameplay sceglierò una cosa che ovviamente non mi permette. Non vi dico ovviamente cosa perché non voglio spoilerare troppo. Sceglierò di fare una cosa piuttosto che il non farla, che sarebbe appunto il trofeo, diciamo. Ma beh, diciamo che ho intenzione di fare anche probabilmente in live. Probabilmente in live la suddetta terza run, ma senza stare lì a farla perfezionista con tutti i dialoghi letti, tutte le cose fatte benissimo, perfette al 100%. Diciamo che sarà una simile speedrun attentata, diciamo, cioè nel senso non sono uno speedrunner, tantomeno vorrò cercare di fare una speedrun. Ma l'idea di riportare tutto il gioco facendo tutto velocissimo, saltando i dialoghi e queste cose qua. Non ho letto quello che ha detto Panther. Oh, guardate, quella diavoleria elettrica si è disattivata adesso. Ora possiamo proseguire. Ottimo lavoro, Joker. Grazie. Mi intriga perché, appunto, come ho detto poco fa, percepisco qualcosa. Una di quelle porte dovrebbe essere vicina. Troviamole. Sì, lo so. Grazie, Morgana. Aspetta, una è di qua. Che dove ci porterà? Lo scopriremo tra poco. Da un'altra parte. A me prima serve andare dall'altra parte, ovvero sopra queste scale. Il senso vero di una speedrun sarebbe appunto arrivare al finale saltando praticamente la maggior parte delle cose e arrivando appunto al finale il prima possibile. Potrei farlo volendo, ma non a questo giro. Non a questo giro perché appunto
Vorrei completare di nuovo il gioco il più in fretta possibile per potenziare tutti quanti. E il senso della speedrun appunto sarebbe saltare i confident, saltare le giornate nel modo più veloce possibile. Quindi che ne so, fai solo palestra, fai solo gli esercizi a casa, niente più. E quindi di conseguenza non permettendoti, questa l'abbiamo già sbloccata prima, non permettendoti appunto di fare determinate cose che, per carità, servono o non servono. Ovviamente i confident per esempio ti sbloccano certe abilità, certo, però le abilità principali tipo Mishima, che ti aumenta i punti esperienza, se hai già completato una volta bene il gioco non ti serve rifare il suo confident per esempio. E guarda un po', un seme della bramosia e tra l'altro una cesta. Non ti serve rifarlo, Mishima. Però, povero Mishima, cioè nel senso, io lo faccio. Poi per esempio ci sono determinate condizioni con determinati confident che servono per arrivare al finale di Royal, che è quello che aggiunge il contenuto di Royal a Persona 5 stesso. Quindi di conseguenza alcune cose, per comunque avere il gioco completo, le devi fare, le devi fare comunque. Quindi non ho intenzione, bene o male, di fare una speedrun vera e propria, ma di fare una speedrun, ovvero un gameplay veloce, punto. Ma guarda, c'è una safe room. Ho la sensazione che ci sia una safe room. Eh già. Aspetta, Joker, non credi che quella struttura scintillante sia piuttosto sospetta? Sì, lo sospettavo, ma volevo andare alla safe room. Wow, è ancora più pacchiana del resto del museo. La madonna. Tutta quest'area ha tutta l'aria di essere un posto dove nascondere qualcosa di importante. Andiamo a controllare. Questa porta si è aperta. E questi laser però sembrano pericolosi. Ehi, che diavolo? Questi sono laser infrarossi? Non riusciremo mai a superarli. Con un tale livello di sicurezza deve esserci qualcosa di importante da proteggere più avanti. Aspettate, c'è scritto qualcosa sulla targa. Leggila allora. A tutto lo staff, questa porta si apre solo dalla stanza di sicurezza al di là della stessa porta. Fate attenzione poiché è impossibile aprirla dall'esterno. Quindi non si aprirà mai. Come facciamo a passare? Aspettate, quella porta credo di averla già vista. Quel motivo da qualche parte. Già, è la stessa porta che hai visto a casa di Madarame. Oh già, non ho dubbi, è la stessa porta che ho visto l'altro giorno. Ragazzi, torniamo indietro. Eh? Perché? Credo di sapere su quale porta si basa questa porta. Nel mondo reale, forse esiste un modo per aprirla. In ogni caso ve lo spiegherò dopo. Forza, andiamo. Tacchete, tacchete, tacchete. Suppongo che dovremmo dare retta a Morgana per il momento e uscircene. Ovvero andiamocene alla safe room e poi usciamo. Per oggi andiamo a casa, torneremo dopo aver escogitato un piano. E dopo aver imparato a dire le cose in italiano, bravo Geco. Allora, usciamo da questa parte. Mamma mia, sono molto stanco. È una safe room, brava Panther. Allora, usciamocene da qui e andiamo all'entrata del museo. Ok, come ha detto Morgana, ce ne andiamo a casa. Dovremmo andarcene, cercare di disattivare i sistemi di sicurezza dal cortile. Del cortile. Torna nel mondo reale. Ritorna al mondo reale. Siccome l'altra volta abbiamo completato il castello di Kamoshida in una giornata sola, volevo dirvi che tecnicamente questo, se non ricordo male, è l'unico castello, l'unico palazzo che bisogna fare in due sedi separate. In teoria tutte le puoi fare in più diverse volte, come ho fatto la prima volta col castello di Kamoshida. Però a parte questo, se non ricordo male, appunto tutti gli altri puoi fare in una giornata sola. Posso dire che siamo all'incirca a metà strada. Ho la vaga sensazione che il tesoro sia qui vicino. Come sarebbe a dire che non siamo neanche a metà? Ma quanto è grande questo cavolo di posto? Se non altro ci stiamo avvicinando all'obiettivo. La prossima volta cerchiamo di fare di più. Beh, non è stata una scelta mia, Ryuji, sai com'è.
Come facciamo a superare quella porta? Non saprei. Pensate che ci sia un interruttore da qualche parte? Pare che sia giunto il mio momento. Mona? C'è un posto che mi insospettisce. Ricordate, quella baracca è la base del palazzo di Madarame. E in effetti l'ho perlustrata l'ultima volta che siamo stati qui. Wow, quindi era il tuo piano sin dall'inizio. Esatto. Sei andato in perlustrazione solo perché ti stavi annoiando. Beh, dov'è questo posto sospetto? È al secondo piano. Ho visto un lucchetto eccessivamente robusto su una di quelle porte. Se è sbarrata significa che dietro c'è qualcosa che lui non vuole mostrare a nessuno. Ma la porta che vogliamo aprire non è quella del palazzo. Sì, e lo faremo aprendo la porta reale davanti agli occhi di Madarame. Fondamentalmente cambieremo la sua cognizione, secondo cui quella porta è impossibile da aprire. Perciò, aprendo quella nella casa di Madarame, quella nel suo palazzo si aprirà di conseguenza. Non credo di aver capito, ma funzionerà. Fidatevi di me, è impossibile che non si apra. Almeno credo. Tu hai capito, vero Joker? Provare non costa nulla. Sì, beh, ma... Perché non ti fidi di me? Vale la pena provarci. Ma anche in tal caso, c'è il lucchetto nella realtà da sistemare, no? Oh, sarà uno scherzo. Datemi una forcina e ci penso io. Con quali mani? Avrò bisogno di tempo, però, e non potrò fare tutto da solo con Madarame nei paraggi. Se qualcuno potesse distrarlo per un po'... Eh? Ah, oh... Però, come facciamo a entrare in casa sua? Ci denuncerà di sicuro se ci proviamo con la forza. Ma che... Temo che l'unico modo sia che tu posi nuda. Che cosa? Che combinazione, Ryuji? Stavo pensando proprio alla stessa cosa. Non è divertente. Non stiamo dicendo che dovrai spogliarti per davvero. È semplicemente la scusa migliore per entrare in casa di Madarame, senza destare sospetti. Perciò, Lady Anne, tu dovrai fare da esca. Stiamo correndo troppo. Cioè, nemmeno so dov'è la porta sbarrata. Non preoccuparti, ti ci porterò io. Ma sarei comunque sola, tecnicamente. E se nella peggiore delle ipotesi venissi scoperta? Osco, qualcos'altro. Possiamo scappare dal palazzo. Nel palazzo. O una cosa simile. Sicuri che funzionerà? Insomma, non mi ispirate molta fiducia in questo piano. Devo davvero fare da esca? Non c'è altro modo, buona fortuna. Non c'è altro modo, mi dispiace. Sei l'unica che può entrare in azione. Ma se, insomma... Niente. Non dovrei fare altro che ingannare Yusuke, farti portare davanti alla sua stanza e aprire la porta. La fai così facile. E intanto Yusuke è alla finestra. Coglioni, io vi sento, sono qui, Ma se non c'è altro modo, non ho scelta. Addio! E va bene, lo farò, nel nome della giustizia. Justice. Sul serio, vi conviene fare in modo che funzioni. Per il tuo bene, Lady Anne, sono disposto a graffiare fino a rompermi gli artigli. Contiamo su di te, Morgana. Non farti scoprire da Yusuke, d'accordo? Se prova a costringermi a togliere i vestiti, demolisco la casa. Giuro che impazzirò se dopo tutto questo la porta del palazzo non dovesse aprirsi, capito? Ci stiamo comunque impegnando per far luce sui crimini di quel tizio. Non sarà uno sforzo inutile. Perfetto, domani andremo a sporcarci un po' le mani. Domani? Prima è meglio, eh. Ma Kitagawa andrà bene? Non saprei. Digli qualcosa tipo, posso venire solo domani? O dovrebbe funzionare, no? Che cacchio. Proprio... Ed è diventato sera. Beh, immagino che Morgana ci dirà di andare a dormire. L'esposizione del metaverso è davvero stancante. Invece di uscire, cerchiamo di riposare. Dopo l'esplorazione del metaverso, sì, lo so che non posso fare niente. Lascia fare a me, lo farò aprire davanti ai suoi occhi.
Chi è? Yusuke si è fatto sentire? Sì, mi ha chiesto di andare da lui domani. Cazzo, sì, c'è cascato. Però devo davvero farlo. Stai attenta, è l'unico modo. Spogliati davanti a lui, Han. Stai attenta. Sì. Ah, che disagio. Dobbiamo aprire quella porta e far sì che Madarame veda, vero? Esatto, Morgana dice di che cambierà la sua cognizione. Non capisco. Oh, un'altra cosa. Facci sapere se succede qualcosa di strano, saremo da te immediatamente. Ok, capito. Un palazzo è il riflesso di come il suo signore vede il mondo. Per cui, se la cognizione della realtà di Madarame cambia, cambierà anche il palazzo. E, scherzi a parte, Lady Anne deve veramente spogliarsi per Yusuke, non c'è altro modo. Poverina, poverina.